Buonasera a tutti, benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. Non si può non ritornare nei fatti nostrani di quello che è accaduto da 15 giorni, dall'ultima trasmissione mia adesso, perché è interessante il laboratorio politico che l'Italia sta dando a livello mondiale. Sappiamo che l'Italia ha la borghesia più vecchia di questo mondo e i laboratori politici che sono nati in Italia poi si sono riversati anche in altre nazioni. Ricordiamo il fascismo che d'altra parte ci è stato scimmiottato come col nazismo e tante altre linee politiche, per esempio il Keynes, la linea politica keynesiana, l'economica keynesiana, viene copiata un po' dal fascismo che interviene come Stato a pie pari, quindi mette i piedi sul piatto, no? Che interviene nell'economia. Ricordiamoci l'IRI che è stato costruito dal governo, l'INPS costruito dal governo fascista e avanti di questo passo. Non lo faceva per certo perché voleva bene alle masse, no? Ai poveri diseredati, ma per evitare che la povertà potesse scaturire in qualcosa di diverso, di semplici scioperi. E poi anche, quindi, di conseguenza il Keynes di fare buche e riempirle e dare un salario perché così poi si avviava col volano la produzione, copia un po' dal fascismo. Il fascismo in realtà è stato sconfitto militarmente, ma la sua politica, l'intervento dello Stato nell'economia è ancora tuttora valido e quindi va a snaturare qual è la nascita di questo proprio sistema, di questa ideologia, l'ideologia capitalistica che è del mercato, del libero mercato, che ognuno vince sul mercato chi è più forte, chi ha più tela da tessere. Ultimamente lo vediamo anche con Trump, no? Addirittura mettere dazi doganali in modo tale che l'economia diseredata e mal ridotta dell'economia americana si possa riprendere attraverso la produzione nazionale, quindi mettendo i dazi doganali sulle altre nazioni, cerca di mettere un freno alle importazioni di merci dall'estero in modo tale da equilibrare un po' la bilancia dei pagamenti americana. Ecco, quindi l'intervento, no, pie pari dello Stato nell'economia nazionale alla faccia, no, dei nazionalisti, quelli che chiedono l'intervento dello Stato per il salvataggio di un'azienda o l'altra, non fanno nient'altro che scimmiottare anche questo, o scimmiottare quale fu il governo, i governi staliniani, no? Quello dell'intervento, se da una parte c'era l'intenzione di organizzare la produzione, dall'altra invece si creò capitalismo di Stato nella Russia staliniana. Beh, ma come leggiamo, torniamo al punto, ma come leggiamo gli eventi, i fatti che succedono in Italia, che sono successi dopo le elezioni del 4 marzo? Ebbene, io ho una chiave di lettura, una chiave di lettura data dai miei studi sui scritti di Carlo Marx, e inviterei tutti quanti a dare un occhio a questo libro che è molto interessante e è la dimostrazione di come si analizza, quindi il materialismo storico, come si analizza gli eventi nella chiave economica, no? E quindi non ci si muove perché c'è il leader X o leader Y, ma il leader X o Y sono niente altro che la punta di une spinte economiche che portano questi personaggi, no, nella scena politica. E il libro si chiama Carlo Marx, Rivoluzione e Reazione in Francia, 1848-1850.
ed è degli editori, Einaudi Editori, ve lo rifaccio faccio vedere, è molto interessante questo libro, vi aiuta a capire come si analizza la storia sugli eventi di questo movimento, dei movimenti economici, delle spinte delle varie classi nella scena politica. Ebbene, ne abbiamo viste di tutti i colori dopo il 4 marzo, qui delle elezioni in Italia, prima incaricati che esplorano se si può fare un governo con la Lega, poi se si può fare col PD, poi se si può fare Lega e 5 Stelle, ma viene a un certo punto il capo dello Stato dice viene fatto un nome, certo Savona, no? L'economista Paolo Savona, che non viene accettato, allora si ritorna in alto mare, viene fatto un altro nome che è Conte, poi non va bene neanche quello, allora il Presidente della Repubblica nomina Cottarelli, che è un economista della grande finanza, ma poi alla fine ci si mette d'accordo Movimento 5 Stelle e Lega per un famoso ormai, no, contratto, no, fra queste due forze politiche. Ebbene, sappiamo che le elezioni polarizzano le persone o da una parte o dall'altra in base ai programmi gli slogan dei programmi di governo, però tutti questi programmi sono all'interno di una cornice che nessuno va a mettere in dubbio questo sistema di produzione, per cui dobbiamo sempre fare i conti con i bilanci, con le leggi che ci sono già e via dicendo. Infatti abbiamo visto il cambiare di posizione da promesse di elargire un sacco di soldi, di benessere a tutti, a poche cose, no? Ad attendere che troviamo dei soldi, la flat tax si fa prima per le imprese, così poi loro possono reinvestire, che la flat tax, poi fra l'altro c'è stata una bella comica questa della flat tax, dove il governo, il ministro del tesoro dice applichiamo la flat tax prima per le imprese e poi per nel 2019 per le famiglie, e flat tax vorrebbe dire pagare meno tasse per le imprese. Allora si alza il Martina, rappresentante del PD, e dice no, l'abbiamo già fatta noi questa per le imprese, no? La flat tax, quindi si accusano chi ha fatto prima, no, gli interessi delle imprese e non gli interessi, in questo caso il PD della sinistra, no? Quindi dei lavoratori e di quelli che stanno peggio. Ebbene, questo che andrò a analizzare è questa scaletta è preparata attraverso, ricavandolo dalle tele riunioni che vengono fatte sempre il martedì dal gruppo NP1 quinterna.org, questo è il loro sito, e potete richiedere, chi vuole ascoltare questa teleconferenza può richiedere benissimo di ascoltarla, inizia alle 9 di sera, quindi c'è la possibilità anche di chi lavora di ascoltarle queste. Quindi iniziamo a dire che sembra che la borghesia italiana, no, sia il punto di vista economico che politico, abbia perso qualsiasi capacità di intervento. D'altronde le maggiori aziende italiane sono passate in mano al capitale anonimo internazionale, mentre grandi gruppi industriali sono spariti, sono quasi sostituiti quasi ovunque da tagliatori di cedole, tipo la Fiat non è più Fiat, la FCA di Marchionne. Il Movimento 5 Stelle e Lega, nonostante dicano che vogliono l'autonomia, no, o una revisione dei trattati quanto riguarda la UE, si proclamano anti-tedeschi.
in realtà sia Lombardia che Veneto hanno un'importanza attiva nell'import ed export fra con la Germania e l'Austria. La Lega, ricordiamoci, nasce principalmente come partito teso alla tutela degli interessi del Nord Italia. Non può che scordare che quest'ultimi sono legati a doppio filo con i paesi al di là del Brennero, quindi Germania e Austria. E poi le posizioni anche, lasciatemi il termine, filorusse, cioè quello di elevare le restrizioni al governo russo. Ricordiamoci che sono 40.000 gli italiani che lavorano in Russia, con anche ditte italiane, quindi no alle sanzioni al governo russo, perché comunque porterebbero alle imprese del nord-est, quasi tutte, no? Potrebbero dei danni, e cosiddetti danni all'Italia, no? È chiaro che la posizione è questa, e quindi anche il plauso di levare o che entri nei G7 o G8, no? La Russia, è che da parte del nostro primo ministro Conte viene applaudita, è anche frutto di questo, cioè degli interessi economici che l'Italia ha con la Russia. E quindi posso citare alcune cose da un articolo della rivista Prometeo del 1947, la rivista teorica degli internazionalisti di quel periodo, no? Internazionalisti sono una derivazione, sono la continuazione, scusate, non derivazione, la continuazione di quelli che fondarono il Partito Comunista d'Italia del 21. No? In questo articolo si diceva: il ciclo storico del dominio politico della borghesia. E dice testualmente questo: come dice Engels, due sono le grandi scoperte che stanno alla base del comunismo scientifico e sono dovute a Marx. La prima scoperta consiste nell'aver individuato la legge del plusvalore, cioè di chi crea valore, secondo la quale l'accumulazione del capitale si edifica sulla continua estorsione di una parte della forza lavoro proletaria. Quindi chi crea ricchezza in più è proprio la forza lavoro proletaria. Prima c'erano i fisiocratici che dicevano che erano i lavoratori della terra, ma a chi vuole approfondire questa cosa si lega un po' il Capitale. Quindi qui la prima scoperta. La seconda invece è la teoria del materialismo storico, per la quale i termini dei rapporti economici e di produzione forniscono la causa e danno la spiegazione degli avvenimenti politici e di tutta la superstruttura di opinioni e di ideologie proprie delle varie epoche e dei vari tipi di società. Quindi il materialismo storico ci dice che l'ideologia è la derivazione della base della struttura economica che ci sta sotto. La classe dominante, sempre soggetta al dinamismo della concorrenza tra ditte imprenditrici, quando si sente sulla soglia della rovina, trova alla concorrenza un limite nei suoi schemi monopolistici e dalle sue grandi centrali dell'affarismo burocratico, decreta la sorte delle singole imprese, fissa i prezzi, vende sotto prezzo, quando convenga al raggiungimento dei suoi scopi, fa oscillare parosamente valori speculativi e tenta con sforzi grandiosi di costruire centri di controllo e di infrenamento del fatto economico, negando quindi la incontrollata libertà, mito delle prime teorie economiche e capitalistiche. Ebbene, questo è dell'attualità. Sappiamo che anche in Italia, no, con il fatto del primo governo Conte, ci fu il ministro del bilancio della Commissione europea Guten Heutinger, che mentre lo spread andava su e non c'era ancora il governo, twittava che i mercati insegneranno gli italiani
a votare nel modo giusto. Io non sto qui a rivendicare il sovranismo, che poi magari ne parliamo un attimo, no, di questa cosa, ma il fatto è che questa cosa è già scritta nel 47, no? Quindi i grandi gruppi economici che dettano, ma gruppi economici capitalistici, cioè, quindi perché viviamo in questa società, in questo sistema, e i gruppi che si rifanno tutti anche dall'arco costituzionale italiano, nessuno mette proprio il dito sulla piaga, che è proprio il sistema che crea questi meccanismi. Si pensa, no, che si possa aggiustare attraverso leggi, attraverso piccoli accorgimenti, no, e tutto possa rifunzionare in modo come prima. Solo un'analisi dell'evoluzione della struttura capitalistica, ovvero dei rapporti economici e di produzione, possiamo capire quanto si realizza nella sovrastruttura politica. Quindi solo se analizziamo quei piccoli cose che ho detto io, capiamo come si muove la politica. Il dominio borghese storicamente si conclude con il fascismo, e la borghesia, una volta liberista e isolazionista, tiene oggi i suoi complessi mondiali, dotandosi di organi di governo sempre più centralizzato. Vediamo l'ONU, il WTO, il Fondo Monetario Internazionale, quindi vanno sopra tutti gli stati. Il fascismo ha perso la guerra militare, è vero, ma ha vinto quella politica ed economica, estendendosi a tutto il mondo. Quello che accade in Italia o in Spagna, abbiamo visto Rajoy, come è finito, no? È il riflesso di ciò che avviene nella struttura economica. Il successo di Lega e Movimento 5 Stelle, e di conseguenza il tracollo del PC, non sono, del PD, non sono dovuti all'abilità o al cretinismo degli attori politici in campo. Dietro agli 11 milioni di voti accaparati dai pentastellati lo scorso 4 marzo c'è piuttosto le promesse del reddito di cittadinanza. I motivi della vittoria della Lega sono invece da ricercarsi nel malessere delle classi medie, insicure e rovinate, quella piccola borghesia che Marx indica come il primo elemento sociale che si muoverà disordinatamente contro il suo status. Effettivamente chi perde di più, che si sta perdendo, si sta abbassando il reddito, è proprio la piccola borghesia, no? Perché la concorrenza la sta strozzando da tutte le parti. Ricordiamo che la storia del Novecento, l'epoca in cui si è consumato il passaggio del dominio dello Stato sul capitale al dominio del capitale sullo Stato. Vede gli stati assecondare le esigenze del mercato, minacciati da colpi di Stato che abitualmente si verificano a fronte di tentativi per sottrarre la macchina statale al ruolo di strumento del capitale. Lo stesso vale adesso per il caso italiano. Data la profonda inettitudine dei partiti usciti vincitori delle ultime elezioni, qualcuno ha pensato bene di fare un piccolo colpo e lanciare un segnale forte, attraverso il mandato di Cottarelli, per variare il percorso che questi stavano intraprendendo. Ma per ora anche quindi come il capitale, no, determina la sovrastruttura. Infatti, se voi andate a analizzare bene da quello che si diceva all'inizio in campagna elettorale a quello che stavano portando avanti adesso, tranne quello sugli emigrati, no, perché così si canala il malcontento della classe sfruttata che non sa più cosa a che santi votare per migliorare le proprie condizioni, no? Quindi si canala la rabbia verso l'esterno, cioè il diverso, l'emigrante, quindi la colpa è di quello che ci viene a portare via il lavoro, di quello che delinque e via dicendo. Invece non è questo è il vero riflesso, questo è un riflesso che delle
delle difficoltà economiche. Allora, è il capitale che determina le condizioni di come ci si, come la linea, come la politica muove in questo frangente. Quindi l'Italia è un paese in cui si gioca con la politica, ma è anche la settima potenza economica mondiale, caratterizzata da una produttività del lavoro più alta di quella, per esempio, tedesca. Lo scarto tra rappresentanti del capitale italiano e la potenza dello Stato e la potenza dello stesso è enorme. Le riforme del mondo del lavoro negli ultimi 20-30 anni, riforme politiche di redditi del lavoro, ci dicono che oggi siamo arrivati al limite, dato che il paradigma è quello dei fattorini della gig economy, che consegnano il cibo per qualche euro all'ora, o di precari dell'Expo, che hanno lavorato gratuitamente. Tutto è stato deregolamentato. Non è possibile sfruttare ulteriormente una classe di salariati già pesantemente schiavizzata. Inoltre, col massiccio utilizzo dell'automazione nell'industria, anche l'aumento della produttività è ormai arrivato al capolinea. Perché chi governa, chi comanda, e lasciatemi un'altra citazione, la leggo, Lenin sullo Stato, uno scritto del 1919, diceva questo: la potenza del capitale è tutto. La borsa è tutto, mentre il Parlamento, le elezioni sono un gioco da marionette di pupazzi. Quindi Conte, come primo ministro, si accenna a governare. Ma tiene banco un altro tema, quello del sovranismo, che bisogna stare attenti, perché questo concetto è trasversale. Non è appannaggio solo della Lega, di Forza Italia o di Casa Pound, ma riguarda anche ambienti che si differenziano, che si definiscono di sinistra, esempio la piattaforma Eurostop o la rete dei comunisti. Quest'ultimi critici rimproverano al governo Conte di aver messo da parte la sovranità popolare. L'avrete sentito, no? Dire: noi non siamo schiavi di nessuno in Europa, rivendichiamo la nostra sovranità popolare, facciamo quello che vogliamo. Mancando di coerenza con quanto annunciato in campagna elettorale, i programmi anti-UE, la Lega e il Movimento 5 Stelle sarebbero finiti in soffitta, e anche le idee di indire un referendum sull'adesione ai trattati europei sarebbe stata accantonata. Questo dicono quelli che accusano questo governo di aver abbandonato la sovranità nazionale. Tra le fila di chi invece sostiene il nuovo esecutivo spicca Steve Bannon, l'ex capo stratega del presidente Donald Trump, che vede nel governo giallo-verde il superamento positivo della dicotomia destra e sinistra, ritenendolo in grado di dare un duro colpo all'establishment europeo. Anche il filosofo Diego Fusaro, molto presente nel blog di Beppe Grillo, è un sovranista antiliberista, nemico dell'elite finanziaria che piega gli stati nazionali a interessi del mercato, imponendo dosi massicce di austerity alle popolazioni. Nel capitalismo odierno, arrivato al massimo livello di autonomizzazione, non c'era alcuna possibilità, lo dicevo prima, che lo Stato riesca a sganciarsi dalle reti e dai flussi di capitale internazionale. Perciò, se da una parte il capitale si è globalizzato, socializzando al massimo la produzione, dall'altro i tentativi di tipo nazional sovranista sono del tutto velleitari. È il capitale a governare gli Stati, lo ripeto, e non viceversa. Lo Stato non può che obbedire agli ordini dei mercati, cercando di cavalcare più o meno abilmente il malcontento popolare, dando vita a governi ibridi che puntano a mettere d'accordo le classi, individuando un nemico esterno. Scusate, vedi la questione degli emigranti.
E qui, scusatemi se cito ancora Prometeo del 47, che dice: di fronte a questa nuova costruzione del mondo capitalistico, il movimento delle classi proletarie potrà reagire solamente se intenderà che non si può né si deve rimpiangere il cessato stadio della tolleranza liberale, della indipendenza sovrana delle piccole nazioni, ma che la storia offre una sola via per eliminare tutti gli sfruttamenti, tutte le tirannie e le oppressioni, ed è quella dell'azione rivoluzionaria di classe, che in ogni paese, dominatore o vassallo, ponga le classi dei lavoratori contro la borghesia locale, in completa autonomia di pensiero, di organizzazione, di atteggiamenti politici e di azioni di combattimento, e sopra le frontiere di tutti i paesi, in pace e in guerra, in situazioni considerate normali o eccezionali, previste o impreviste, per gli scemi filistei dell'opportunismo traditore. Unisca le forze del lavoro di tutto il mondo in un organismo unitario, la cui azione non si arresti fino al completamento abbattimento degli istituti del capitalismo. Ebbene, dice, l'Italia dall'alleanza Lega e Movimento 5 Stelle, la Francia di Martin Le Pen, l'Ungheria di Orban, l'America di Trump, la Polonia dell'Austria sembrano muoversi in sincronia. Secondo Bannon, i populisti devono il loro successo alle crisi del 2008 provocata dalla finanza internazionale. Ebbene, io concludo questo dicendo che, o ribadendo che, se non c'è, come momentaneamente non c'è, un collegamento del movimento operaio che la pensi in modo autonomo da queste situazioni, dal mercato, dalla concorrenza, che guardi a un altro mondo. Io lo so che è difficile pensare diversamente da quello che in continuazione ci vengono fornite come ideologia dalla televisione, dalla radio, quindi lo spread, bilancio dello Stato, moneta e via dicendo. Ecco, è difficile, ma però dobbiamo porci un'altra via, un altro fuori, un antisistema, quello attuale. Solo così si riesce a vedere la via diversa, la via dove ci sia una organizzazione della produzione, un piano di produzione legato ai bisogni dell'umanità e in armonia con l'ambiente. Ecco, solo ponendoci in questo modo, in quest'ottica, possiamo vedere che c'è un mondo da conquistare, e invece se rimaniamo qua ci sono le miserie da dividere. È una riflessione su questo, penso sia importante per tutti. Vi saluto, ciao, e ci vediamo al prossimo incontro fra 15 giorni. Ciao a tutti. Bene, ti tengo ancora un attimo, caro Giovanni, sì, sì, perché devo fare un annuncio. Voglio ricordare a tutti i nostri amici che oltre ad andare sulle solite 11 web radio del network, sul sito radiosites.it, le nostre dirette trasmissioni come web tv, che stiamo andando su YouTube, su Facebook, questa sera come altre sere si è aggiunta anche Twitter e Periscope, quindi altri due canali per guardarci, diciamo, per guardare le nostre dirette. Un altro avviso ai naviganti è che ricordo che sul blog saiutsblog.it potete collegarvi alla nostra news, il nostro mensile, dove troverete anche un interessantissimo articolo di Giovanni Sneolin, quindi andatevelo a leggere, che è molto molto molto, insomma, e mi ha preso, diciamo, come articolo. Poi comunque ci sono anche altri articoli interessanti sull'antimafia e sugli animalisti, eccetera. Però quindi dal saiutsblog.it potete leggervi la nostra rivista online, che è un mensile, è solo online ed esce tutti i primi del mese.
Con questo è tutto, caro Giovanni. Adesso possiamo mandare la sigla e abbiamo finito, giusto? Giusto, io vi ringrazio della possibilità che mi date di esprimere le mie opinioni, che poi non sono mie, sono magari non le esprimerò molto bene, non sono io, non sono un giornalista di professione, il mio lavoro è 8 ore in fabbrica e quindi cerco di fare il meglio per la classe operaia, che è quella che la classe degli sfruttati. Non sono mai contento e penso sempre che devo migliorare, ho dei miei limiti, ma per la classe operaia mi dedico un sacco di tempo e non, con questo non mi pesa assolutamente niente, anzi lo faccio molto volentieri, perché liberarci da schiavitù del capitale è un bene per l'umanità. Quindi ciao a tutti, grazie Radio Saius che ci sei. Hai perfettamente ragione, caro Giovanni, e non siamo nessuno di noi un professionista, diciamo, siamo prestati e ci mettiamo il nostro tempo libero, appunto, tutti quanti come te, come noi, eccetera, per divulgare notizie, per dare informazioni e soprattutto cerchiamo di risvegliare, come dico io, quel neurone nella mente della gente che si è addormentato, che non ragiona più. Benissimo, andiamo con la sigla. Un caro saluto a tutto il condominio di Radio Saius. Ciao.